Ciao a tutti gamepatici, bentornati, ben ritrovati sul mio canale per questa nuova guida che spero possa essere utile a molti, se non a tutti, per un determinato scopo. Io ho completato il gioco e sono nel tentativo e alle prese con la volontà di platinarlo, così come ho fatto con il primo Go. Per farlo però ho notato che ci sono delle boss fight che non riesco assolutamente a sostenere per via del mio equip, abbastanza sì, buono per carità, però non a livello probabilmente viste le palate che prendo. Detto questo, per poter migliorare il mio equipaggiamento occorre che io faccia un pochettino di farming e andando a leggere un po' di qua, un po' di là ho scoperto che esiste un'armatura particolare, molto potente. Che si ottiene seguendo la guida che adesso io vi mostrerò. Per fare questo grande progetto occorre innanzitutto procurarsi dei materiali e per ottenere questi materiali si parte dal possesso di un cimelio, questo cimelio qua nello specifico, che si chiama cimelio mistico, ve lo dovete possedere e dovete equipaggiarlo. Ci sono migliaia di guide online che vi spiegano come trovarlo. Ed è facile trovarlo durante lo svolgimento del gioco. È una pietra che sembrerebbe inutile durante l'utilizzo, infatti viene commentata come sembra importante, ma a quanto pare non ha alcuna applicazione pratica in battaglia, ma in realtà risveglia qualcosa di dormiente che giace nel profondo dell'utilizzatore. In un mio video precedente si può già vedere come questa pietra venga utilizzata, questo cimelio venga utilizzato per risvegliare quella che sembrava una statua di un drago di pietra, in realtà poi lo si può risvegliare e combattere. Allo stesso modo andiamo a risvegliare e a combattere dei troll che vi saranno capitati di vedere, delle statue di troll che vi saranno capitati di vedere nelle quali siete imbattuti, come me, stando delle ore a fissarlo, a fissarle e ad attaccarle nella speranza che si muovessero, ma ciò non accadeva, e adesso ho capito perché. Quindi andando con questo cimelio presso di loro, nei punti in cui vi indicherò adesso, e lo faremo insieme, potremo ottenere da loro dei particolari oggetti, dette pietre del tepore, se non erro, se non traduco male, una roba del genere. Con queste pietre, andando da un fabbro qualsiasi, potremmo farmare, chiedere la produzione di questi tre componenti che ci permettono di creare la nostra armatura. Fondamentale a quanto pare. Per cui detto questo, avviamoci e cominciamo con il vedere dove dobbiamo andare, che cosa dobbiamo fare e quanti schiaffi dobbiamo prendere. Ed eccoci qui pronti per affrontare questa avventura. Cominciamo subito dalle cazzate dette nel video introduttivo, dicendo che le pietre che dovremo droppare da questi boss alla fine delle boss fight si chiamano pietre del sopore e non del tepore, come ho detto precedentemente. Mi darei una sciata di Leviatano in fronte, detto questo. E l'armatura, nello specifico, che dovremmo cercare di produrre, è la Steinbjorn, ok? Poi pronunciatela come volete, ma di fatto è quello che ci serve. Allora, detto questo, ragazzi, cominciamo a vedere quali sono le location in cui dovremmo recarci per poter ottenere queste armature, questa armatura che tanto desideriamo, che tanto vedremo ci sarà poi necessaria. Allora, innanzitutto, la prima la troviamo a Midgar, dove mi trovo in questo momento, e nello specifico pare essere esattamente nella parte sud-ovest della zona delle sabbie proibite. Infatti dovremmo recarci. No, scusatemi, in questo momento non mi trovo a Midgard, perdonatemi, in questo momento mi trovo ad Alfheim e dobbiamo andare in questa parte, appunto sud-ovest, più o meno qui. Dovremmo trovare appunto la statua che io ho visto tante volte di questo troll, bellissimo perché è mastodontico. Tra tutti i boss di Go, in generale, questo qui è quello che mi affascina di più, perché mi dà proprio l'impressione del combattimento vichingo e spartano per eccellenza, con una delle tipiche, figure mitologiche, no? Che si possono, ma che cazzo sto dicendo? Comunque sta di fatto che mi piace un botto. Detto questo, mi ci porto, perché così mi ci procuro le pietre del sopore.
che tanto mi servono. Ora, io non lo so, dovrei essere ben messo almeno per questi boss qua. Però nel caso dovessi prendere le solite palate, vi chiedo scusa in anticipo. Vediamo un po'. Se non mi sbaglio, era proprio su un rialzo. Troll. Infatti, guardatelo, è lì. Cioè, dai, ditemi che già da qua non inquieta una certa paura. Comunque, adesso ci vado. Ecco, vedete. Allora, io a parte che gli ho tirato addosso di tutto e mi sarò anche spaccato l'ascia più e più volte, però detto questo, adesso lo destiamo, lo sgraniamo, lo sfrizziamo e ci combattiamo. Quindi, ricapitolando, avendo equipaggiato il cimelio mistico, ok? Quindi, come potete vedere, lo abbiamo premendo il tasto L1. Nella zona sinistra, in basso a sinistra dello schermo, quindi basta premere il pallino, il cerchio, a questo punto lui si sfrizzerà. Si sfrizza, e se si sfrizza è boss fight. Si sfrizza, ragazzi, ditemi che non è fighissimo. Ora, essendo di fuoco, io inizierò col ghiaccio. Vediamo come va. Ma vi dirò, aspetta che abbasso un attimo l'audio del game a favore del parlato, ecco così ci sentiamo meglio. Dicevo, io non voglio togliere nulla, cioè non voglio spoilerare, cioè ormai si può spoilerare, direi addio, però cerco di non farlo nel limite, ok? Sappiate che quello che sto facendo adesso a questo boss sembra essere abbastanza decente, nel senso che i danni che gli procuro sono danni distintivi, no? Ecco, il boss che intendo fare e con cui devo combattere, e per cui sto cercando di equipaggiarmi meglio, è veramente, sarà almeno 30 volte superiore alla sua capacità e di vita e di potenza e di danno che arreca tutto. Comunque, detto questo, adesso risolviamo questa pratica. Ecco, una palata me la doveva dare, perché se no non mi chiamo Bifo. Dai, ti serve il cimelio. Dai, è veramente scarso, comunque almeno rispetto a me. Si è accasciato malissimo, ragazzi. Si è veramente accasciato male. Sicuramente opera del cimelio. In fondo mi mancava combattere i troll. Beh, Mimir A deve te sempre dire no. la sua, Raccogli ciò che ovviamente. hanno lasciato. L'unda potrebbe farci qualche armatura. Bravo. E vedete che qua già vi dà un'anteprima. Mimir vi fa un piccolo spoiler di quello che potrete ottenere. Pietre del sopore. Ok, la magia che ha custodito sono eterne del loro padrone, che scorre ancora, non ho fatto in tempo a leggere. Poi prendiamo pezzi d'argento, ormai ne abbiamo rotta di collo. Qui abbiamo, vabbè, non so cosa sia, andiamo a vedere, ma comunque niente di cui, siamo alla caccia. Ok, abbiamo recuperato un nuovo muletto. Ok, detto questo, noi ci dovremo spostare di qui e dobbiamo andare in tutt'altra mappa in questo momento, perché per andare a combattere il secondo troll dobbiamo andare, come dicevo prima, correttamente a Midgar. Adesso vedrò se dovesse essere necessario tagliare il video, ma non credo perché siamo arrivati praticamente al portale. Per cui non sbaglio strada come al mio solito, infatti. Ma dovremmo fare un batter d'occhio, dai, intanto apprezzate la mia capacità di derapata, ragazzi, che non è da tutti, guardate, attenzione. Veramente, ragazzi, c'è da dirlo. Riesco a fare del drift anche qui. Che poi tra l'altro io non sono buono a driftare. E mi sono perso nel fare il cretino. Allora, eccoci qua. Andiamo a Midgard, diretti, proprio convinti di fare del bene a noi stessi e a voi,
che rallentano in questa parte gli animaletti qua, però eccolo qua. Allora andiamo a Midgard, ci richiamo col teleport. Midgard, ok, quella miseria in mezzo, ok, Midgard. Allora noi troveremo il prossimo troll anche qui in una zona che deve essere questa, indicativamente da queste parti. Ci muoviamo lì e poi a occhio cercherò di ricordare dove lo vuoi. Deve essere proprio lì dove ci sono le entrate dei derelitti. Ok. Eventualmente lo taglio, ma non credo che si sta lamentando comunque. Ah, tra l'altro guardate qua, guarda, mi devo scoprire una cosa simpatica, molto simpatica. Questo è un piccolo easter egg, se vogliamo chiamarlo così, ma una curiosità fantastica che ho letto ma che non mi era ancora mai capitata. Avete sentito questi rumori di qualcuno che si sta sforzando a fare qualcosa? Ecco bene, sappiate che qui nascosto da qualche parte c'è quel poraccio di cui non mi ricordo il nome, che è l'amico di Midgardiano di Atreus, il biondino innamorato presumibilmente di della figlia di Thor. Dai, stai zitta un attimo. Ok, e dovrei trovare, se non voglio fare una figura di merda, dovrei trovare sto ragazzetto. Non vi voglio spoilerare nulla, ma eccolo là. Ecco, mannaggia la miseria, sono salito. Però ragazzi, ne vale la pena, perché non vi dico che cosa sta facendo. È ridotto veramente alle pezze. Come lo raggiungo? Di qua. Guardate che cosa sta cercando. Io l'ho solo letto. Sei l'amico di Atreus. Ah, oh, ciao. Ehi, Skjoldr. Sei il padre di Loki, ecco chi è. Ti ho visto durante il Ragnarok. Sono Skjoldr. Il ragazzo che sta organizzando i Midgardiani sfollati. Che stai facendo? Loki mi ha raccontato che Odino l'ha invitato ad Asgard e gli ha dato una moneta degli Aesir che tu hai gettato via. E, ho pensato di venire qui a cercarla. E non ci crederai, ma l'ho trovata. E dov'è? Però è incastrata perché, a quanto pare sei parecchio forte. Mi dispiace, volevi tenerla? No. È tua. Ho capito, ma prendi. Ah, è quella lì la monetina. Si vede poco, ma è lì. Sia questo il motivo per cui la stavo cercando, ma se per caso dovessi vendere un manufatto sgardiano toccato da almeno tre dei, riesci a toglierla, poverino. E niente, è una particolarità carina questa cosa. Una barca e andarmene altrove. La moneta è tua. E buona fortuna. Grazie, anche a voi. E se vedete Trud, no, non importa. Ok, è innamorato di Trud. È innamorato di Trud, che ovviamente è la figlia di Thor. Sta bene. Ha recuperato il martello del padre. Wow, fantastico. Non temete, farà del bene. Ovviamente, se questo pezzo non mi dovesse interessare, stavo calcolando circa un minuto da quando c'è un minuto e mezzo. Non ha tempo per i ragazzi. A spostarmi verso il Midgard qui, quindi potete skippare per un minuto e mezzo. Credo che lascerò questo pezzo. Sento un gran caldo. Sarà il disgelo. Ok, detto questo vi volevo far vedere dov'è la pietra. È piccolissima, ma è lì, non riesce a toglierla. Prima si intravedeva quel tagliettino. Vabbè, poraccio, auguri. Detto questo, noi ci richiamo a dove dobbiamo andare, ok? Quindi noi dobbiamo andare qui, ok? Qua, anzi siamo già qua. Ora vai a capire e vatta a ricordare dove è il troll. Finirà che vi dovrò fare per forza uno stop del video. Devo capire un attimino, ragazzi, perché il troll potrebbe essere. Io me lo ricordo qua. Me lo ricordo qua e vado su, dai. Deve essere l'ingresso delle rovine. Andiamo a vedere un attimo, dai, solo, altrimenti taglio il video. Allora,
Va che non me lo ricordo, eh. È incredibile. So che è qui. So che è qui. Eccolo ragazzi, mi ricordavo bene. Vabbè, qua non è un problema, la risolviamo velocemente. Questi affarini si ammazzano prima colpendoli con le pietre e poi con le frecce, perdonatemi. Eccolo qua. Qui c'è l'altro troll, blu in questo caso, no? Ok, risveglieremo anche lui e lo fighteremo. Pronti? Via. Ah, è fantastica questa cosa ragazzi. In questo caso fuoco, e fuoco sia. Sai che c'è quasi quasi, ma scusa, ma se è fuoco devo usare il ghiaccio, ma sarò tronato. Totalmente innocuo per il momento, per quanto mi riguarda. È lento. Mi ha preso però. Boh, devastato ragazzi. Ok. Come sempre. C'è stata una piccola intrusione della mia bimba che mi ha portato il regalino, ma nel frattempo pietre del sopore, altre pietre del sopore che ci servono per la realizzazione della corazza, oltre a un idro, un altro amuleto che pare essere qualcosa riferito all'energia della vita. Detto questo, facciamo un velocissimo salto verso l'entrata del portale, così ci portiamo direttamente dove vogliamo e dove dobbiamo. Ok, adesso ragazzi dobbiamo andare a Vanheim, d'accordo? Allora, dobbiamo andare a Vanheim, dove troveremo una gran bella sorpresa, perché diversamente dalle altre due situazioni che abbiamo appena vissuto, a Vanheim troveremo sorpresa. Per arrivare qui probabilmente dovrò fare un po' di tentativi, perché ogni volta che devo spostarmi in queste zone non capisco mai se devo percorrere il fiume oppure se devo andarci diversamente. In sostanza c'è una zona d'attracco, vado nella più vicina zona di attracco, perché io la zona esatta del troll è questa, d'accordo? Quindi io proverò ad andare a recarmi qui nella speranza che di ricordare bene esserci una barca per poter navigare fino qua, se no vedrò poi un altro percorso ed eventualmente cambieremo o taglieremo il video, lo monteremo a regola d'arte. Ok, spostiamoci un attimo, speriamo che non parli nessuno, così si apre il portale. Fantastico, andiamo subito. Ora servirebbe una bella barchetta e fresca la troviamo. Benissimo, ora dovremo provare a circonnavigare questa parte per recarci qui, esattamente, dove ci aspetta una sorpresa. Andiamo a vedere ragazzi. Mi viene voglia di tagliare il video per renderlo più compatto possibile, però alla fine, siccome me lo sto godendo io, penso che possa essere divertente anche per voi. Al limite skippate, andate un pochettino più avanti e trovate quello che cercate più facilmente. Allora, speriamo di ricordare bene anche questo. Allora, io attracco qui un secondo, eventualmente posso sempre rettificare. Questi ci fanno il gulon, ragazzi, quindi attenzione, sono dei gulon. Dietro di te, occhio!
Ma guarda che quando non riesco a fare la skin finale mi dà un fastidio. Ok ragazzi, dunque. Allora, guardate la sorpresa di cui vi parlavo. Ho ricordato intanto bene dove si trovava. Non è vero, guardate su internet. Ma ci sono due golem di pietra. Quindi a questo punto attendo un secondo di caricare, ma che me ne frega, ci vado di prepotenza. E sì, desteranno entrambi. Defrizzatevi! Wow ragazzi, io dico wow. Dovrò essere molto cattivo per potermi affrontare entrambi, Cercherò di fare una boss fight degna di voi. Tanto da rendere le cose tutte più divertenti. In arrivo da dietro! Quello lì è completamente in balia della. Che c'è? Che c'è? Oh! Ti si è arrabbiato forte, eh? Ragazzi, insieme siete una poca cosa. Sì, insieme sono tutt'altra cosa. Esiste, ve lo dico, taglio il video, non esiste chi usi una pietra con due troll del genere. Non esiste. Perdonatemi, non ho fatto una boss fight alla vostra altezza, quindi vado subito a rimediare, cercando di utilizzare un pochettino più di competenza ludica in materia di God of War. Che diamine! Che freddo, stai bene? Che freddo, è mio! Dov'è? Sei qua? C'è anche poco spazio di movimento, Quindi è tutto a favore loro. Ma hanno bisogno di mordere. Questo lo mettiamo un attimo in balia. Andiamo ad affrontare. Sto facendo nervosirmi. Mi ha preso sulle gengive. Sono duri, è il rimbalzo contro con le lame del caos. Fortissima sta cosa. Bellissimo, gli rimbalzo addosso, sono troppo forti. Ho fatto il tuo skill. Una furia non ci starebbe male. Non gli faccio nulla, ragazzi, con il combattimento corpo a corpo. Nulla. Solo con la magia. Quindi devo aspettare che mi si ricarichino le... No, questa non ci voleva. E dopo aver fatto questo... Adesso mi scateno. Così. Ah!
nuova memoria entrambi. Ecco, se le patiscono. Ok, quindi il mio consiglio è quello di usare le lame, la lancia. Dietro di te. Concluso, uno. Speriamo che lasci un po' di nulla. HP per terra, niente. Mi rimbalza il fuoco addosso, ragazzi, eccezionale, è veramente fatto bene, questi due sono fatti bene. È giusto così. Sono lui è Kratos. È Kratos. Ragazzi, è Kratos. E si conclude con la classica animazione da troll nella skill finale. E li ho fatti tutti. Wow, abbiamo conquistato tutto, ora rapidamente, perché vi ho fatto perdere molto tempo, ma in realtà io mi sono divertito un sacco. Eccezionale questo, ragazzi. Interessante. Detto questo, andiamo subito al primo portale per recarci, anzi, sì, perché qua non c'è... Sì, vediamo. Andiamo subito a... provare a creare questa armatura, che ragazzi non vedo l'ora di indossare per andare ad affrontare chi non vi posso dire che ce l'ho proprio sul gargarozzo. Vediamo un po'. E oh, vieni qua, gioia. Che ti serve? Bella nana tutta tana. Allora, come faccio a dirle di crearmi l'arma? Eccola qui, la panziera di Steinbjorn, ragazzi, che possiamo creare perché ci chiede 2 pietre di 4 e io le uso. La creo e la indosso, poi me la potenzio. Adesso vado sull'armatura, sui guanti, e abbiamo i guanti di cui me ne chiede uno, confido che anche per la cinta me ne chieda uno, e la equipaggiamo. E per finire, eccola qua, ragazzi, completata la skin. Mi raccomando, sporcala bene di sangue. Sì, non vedo l'ora di usarla. Sì, non vedo l'ora di usarla, ma non vedo l'ora di vedere le sue differenze rispetto all'armatura del drago, del berserk, che solitamente uso. Allora, andiamo a vedere. Ce l'abbiamo qua. Potenziamola, perché guardate sotto l'argento che ho, quindi figurati. E vado avanti come un pazzo, fino ad arrivare a una difesa, ragazzi, di 160... 190 di difesa. Non ho nulla di forza, che rispetto all'armatura di drago mi concede anche forza 95. Per ora dico dal dire che l'arma è più potente, l'armatura è più potente. Ok, poi procedo
Eccolo qua. Qua invece possiedo anche la difesa. Stai da Dio! La potenza all'osso. E ottengo su questa armatura 34 di forza, 85 di difesa con probabilità di fortuna, eccetera, che rispetto a quella di drago mi concede meno difesa ma più forza. Mi aspettavo anche qui qualcosa di decisamente più. Anche perché potenziamo qui, dopo voglio fare ancora un confronto e poi vi libero. Stai da Dio! Perfetta. Sì, sicuramente la cintura è una potenza. Mi raccomando, sporcala bene di sangue. Allora, è un'armatura difesa. È un'armatura, perdonatemi, è concepita a difesa a 360 gradi. E difatti, come vedete, le caratteristiche principali sono orientate sulla difesa. Il busto soprattutto, e ovviamente anche la cintura. Qualcosina di attacco e di forza anche sui guanti per bracciali, però qui abbiamo anche delle agevolazioni magiche. Vediamo poi come funzioneranno dopo aver subito danni notevoli. Gli attacchi di Kratos ripristino parte della salute persa. Questo è fondamentale, per esempio. Per il momento, secondo me, l'armatura top è ancora la Berserk, che dà poca forza e poca difesa, ma inserisce dentro di tutto, dal runico all'aumento della vitalità, all'aumento della ricarica, all'aumento della fortuna. Non lo so perché, forse perché non ho ancora battuto il re dei Berserk, non ho ancora i bracciali, però per il momento posso rimpiazzare tranquillamente l'armatura di drago per provare a fare qualche cosa di più. Ragazzi, io spero di essere stato utile nel farvi vedere come creare questa armatura particolare, che è difficile creare se non la si va proprio a cercare, come ho fatto io. E quindi, ragazzi, buon God of War 2 Ragnarok, buon video, e se volete potete iscrivetevi, fate video, fate domande, fate richieste, perché ho visto parecchio del gioco e quindi magari come qualcuno è stato utile a me posso esserlo io con loro. Vi ringrazio ancora tantissimo, un like e un pollicino non costa a tutti, avete ancora 4 dita oltre il pollice, per cui non vi costerebbe molto. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento ludico e alla prossima, ciao!